Oggi parliamo di malattie mentali. Ora, voi non potete comprendere l'indignazione che provo in questo momento perché avevo registrato il video, avevo detto un sacco di cose che ero contenta di aver detto, queste sono delle calze, le devo allontanare, ma mi si è spento il telefono e il video non si è registrato, malgrado stesse registrando, e quindi adesso io devo ripetere tutto, ma non mi sono fatta uno script perché di questo argomento ho voglia di parlare. Per una serie di motivazioni che adesso spiegherò e vorrei cercare di ripetere le cose che ho detto nella stessa maniera in cui le ho dette perché secondo me erano cose dette bene e visto che è un argomento a cui io tengo, voglio dire le cose come stanno. Ma prima di cominciare, faccio una premessa che non avevo fatto l'altra volta nell'altro video e ringrazio moltissimo le persone che mi hanno mandato un messaggio, mi hanno scritto, mi hanno detto delle cose riguardo all'altro video, il video che ho postato l'altro giorno. Questo video lo sto registrando in realtà lunedì, il video è uscito oggi, in cui condivido un po' il mio stato d'animo di sofferenza e ci sono state un po' di persone che mi hanno scritto, mi hanno cercato di consolare, quindi voglio grandissimamente ringraziarle. Credo di averlo già fatto, lo farò perché adesso non ho ancora risposto a tutti. Comunque ci tengo anche a dirlo proprio apertamente, grazie mille. Veramente molto apprezzata questa cosa. Allora, perché ho deciso di parlare di malattie mentali? A, perché è un argomento che mi interessa e mi riguarda, questo qui che vedete, questo fumo a incenso. B, perché finalmente, anche se per una ragione triste, se ne sta parlando un po' di più, in questo periodo. Praticamente, che cosa è successo? È successo che in una trasmissione che è il ricettacolo più estremo del trash, quale il Grande Fratello VIP, è entrato un concorrente che si chiama Marco Bellavia e che io ricordo con molto affetto perché era uno dei conduttori di Bim Bum Bam e io sono cresciuta con Bim Bum Bam, per cui lui praticamente è come se fosse un fratello molto maggiore. È entrato appunto nella casa del Grande Fratello e ha detto di soffrire di depressione e i suoi compagni di percorso, invece di supportarlo ed essere empatici, lo hanno bullizzato, insultato, trattato talmente male che questo poveraccio è dovuto uscire dalla casa perché stava tanto soffrendo. Ora il video lo sto registrando di lunedì, la puntata è oggi. Io lo guardo a spizzichi e bocconi ogni tanto perché in certi momenti ho bisogno di qualcosa che non mi faccia pensare e vedere un programma del genere a volte proprio i neuroni vanno in stand-by, quindi tutto regolare. Non so se prenderanno dei provvedimenti, ma non è questo il punto. Il punto non è la situazione della casa del Grande Fratello, ma il fatto che questa situazione è uno spaccato di come la società tratta le persone che soffrono di disturbi mentali. Ora, io personalmente soffro di disturbi mentali, ma non me ne vergogno affatto, anzi, mi vergogno molto di più della pettinatura che ho oggi, che è una pettinatura orribile ed è molto, molto, molto più imbarazzante che avere una malattia mentale. Di una malattia mentale non ci si deve assolutamente vergognare. A, perché non te la scegli, come così come non ti scegli una malattia fisica, e B, perché dovresti, cioè proprio la domanda è perché devi vergognarti di avere una malattia? Ecco. Detto ciò, però, purtroppo la società non ci aiuta minimamente con questa, ma anzi fa delle malattie mentali un grosso, grossissimo stigma e chi ne soffre si trova regolarmente a venire o non compreso. E questo diciamo che probabilmente nasce da due motivazioni: la paura, perché la malattia mentale è qualcosa che non vedi, al contrario di una malattia fisica che magari con degli esami puoi proprio individuare, quella mentale non ha una, diciamo, una fisicità. Quindi molta gente diciamo che la teme anche perché si è associati a dei pazzi con la camicia di forza, pericolosi. È un po' perché c'è tanta ignoranza. L'ignoranza e la paura rendono le persone cattive e aggressive e di conseguenza spesso chi ha queste determinate problematiche si ritrova a subire non soltanto lo proprio star male, ma anche l'aggressività e l'ignoranza del prossimo. E pensate che bello, tu già stai male, ti devi pure beccare la gente che ti tratta peggio, che a me è capitato e ha trovato questa cosa letteralmente surreale. Cioè, ad un certo punto ho detto, sono in un metaverso di stronzi dove la gente è pazza e è tutto molto surreale. Ma a parte ciò, mi rendo proprio conto che le persone spesso hanno un approccio verso questa problematica che veramente fa cadere le braccia. Ti fa proprio venire voglia di dire ma andatevene tutti a fare un culo, proprio perché dici ma veramente, cioè vi faccio degli esempi. Perché la malattia mentale molto spesso viene vista come una sorta di capriccio, qualcosa che una persona annoiata non so che cosa fare, ma sarò depresso, mi annoio, stasera non esco, cosa posso fare? Ma divento bipolare. Quando non funziona così,
Perché non funziona così, non ci sono malattie di serie A e di serie B, scusate, appoggio l'incenso prima che mi cada la cenere e bruci tutto. Non ci sono malattie di serie A e di serie B. Non è che se tu hai una malattia fisica, allora la tua malattia vale di più di una malattia mentale, perché sono entrambe fonte di sofferenza, pericolo e malessere, ok? Però ovviamente questa cosa non è vista allo stesso modo. E ovviamente appunto chi ha un problema mentale si trova spesso a dover subire dei commenti che ti fanno rotolare, per, come ho già detto prima, veramente le gonadi, le ovaie o quello che vuoi, molto molto lontano da qui. Ad esempio, sei triste. Perché sei triste? Non hai avuto una giornata, no, che succede a tutti, di avere delle giornate in cui siamo un po' così. Sei triste perché stai male, perché magari sei depresso, perché la crisi depressiva, perché stai male. La gente, non tutti, ma la gente viene lì e ti dice: sei triste. Bene, non esserlo più, fattela passare. E tu pensi: ah, beh, stavo valutando come buttarmi dal balcone e farlo sembrare un incidente, ma se tu persona mi hai detto che devo farmela passare, automaticamente sto meglio, sono guarito, grazie, e me ne esco facendo la ruota come la tipa delle pubblicità degli assorbenti. Oppure, un'altra cosa che io ho notato, che viene declinata con professioni diverse, ma il senso è sempre lo stesso, è: sì, vabbè, questa persona è depressa, voglio proprio vedere se andasse a lavorare in fabbrica. Come se lavorare in fabbrica fosse la cura di tutti i mali. Ora, Caparezza aveva già citato all'andare a farsi assumere in fabbrica come, diciamo, una soluzione per una problematica. Nella sua canzone Vieni a ballare in Puglia. Vediamo se chi riconosce la citazione me lo scriva, perché comunque secondo me molti l'hanno colta, cioè coloro che vedranno questo video. Fatemi sapere. Quindi tu automaticamente, stando a certa gente, dici: vabbè, sto male, però mi faccio assumere in fabbrica, allora automaticamente sono guarito. Cioè, cosa servono i terapisti, gente che studia, quando tu puoi semplicemente andare a lavorare in catena di montaggio? Perché la gente ragiona così: hai un trauma che viene dall'infanzia, che ti fa avere gli incubi di notte, ce l'ho io la soluzione, si chiama amuletto. Oppure sei bipolare, beh. Tieni questa saldatrice, vai a saldare, tutto regolare. Oppure soffri di attacchi d'ansia che ti fanno venire voglia di morire. Tieni questa scatola di bulloni e vedi di levarti dalle palle. Perché è così, cioè la gente spesso ragiona in questo modo. Io comprendo che a volte sia veramente difficile immedesimarsi con chi sta male, di un male che non si riesce a vedere. Però ad esempio in Italia ci sono 3 milioni di persone che soffrono di depressione, non pizza e fichi. Quindi se 3 milioni di persone stanno male, alcuni magari tentano anche il suicidio, prendono psicofarmaci, sono in cura da 120 anni da psicologi, non è che lo fanno per divertimento. Tu non è che la gente... Non, noi non ci divertiamo a stare male, non è che io dico: vabbè, oggi non ho voglia di fare niente, sto male. Io quando sto male, come ho raccontato nell'altro video, io non mi sono divertita manco per il cazzo a stare così, eh. Vorrei benissimo stare, vorrei stare bene, ballare la lambada in mezzo alla strada perché sono contenta. E soprattutto perché io mi rendo conto che magari ho dei privilegi che molte altre persone non hanno. Ma sto male e non è bello, la gente non lo fa apposta. Ad esempio, i VIP famosi, personaggi famosi che in teoria hanno tutto, ricchi, famosi, successo, che si suicidano perché erano depressi. Vi rendete conto che questi qua non è che erano annoiati, hanno detto: vabbè, oggi ho finito con le groupie, ho finito il tour, non so che come passare la giornata, mi ammazzo. Non hanno fatto, non funziona così. La gente non ragiona in questa maniera, quella che sta male. Se lo fa è perché vuole smettere di stare male, ma se tu come ultima risorsa per smettere di stare male pensi a toglierti la vita, vuol dire che stai veramente male e che forse, forse, forse il problema esiste e non è soltanto il capriccio di una persona annoiata. Quindi quanto è brutto stare così e sentirsi pure trattare male, emarginare, bullizzare, cioè io lo trovo veramente assurdo. Ma questo nasce anche perché la società odierna non capisce. Le vede male, le malattie mentali le stigmatizza tantissimo. E non è soltanto in Italia, perché vi dico, io ho vissuto un anno negli Stati Uniti, anni fa. Lì negli Stati Uniti ero un adolescente, ho avuto questa crisi di 2 volte l'ho avuta, in cui sono stata veramente molto molto male, ero molto triste, molto giù, era stata una mia primissima crisi depressiva, meglio l'avevo già avuta, però quella è stata molto intensa. E lì mi hanno obbligata ad andare da una psicologa, ma...
non mi hanno obbligata, perché non è che io gliel'ho chiesto, mi hanno detto devi andarci ad andare da una psicologa perché fossero preoccupati per il mio bene, ma l'hanno fatto perché a loro avviso davo fastidio con il mio stato d'animo e volevano trovare una soluzione che mi facesse stare zitto e smettere di rompere le palle. E quindi ovviamente non è che con questo approccio molto gentile uno ed empatico uno guarisce. Ma ovviamente in Italia non è meglio, anzi secondo me in Italia siamo ancora più dietro, perché veramente c'è gente che si vergogna a dire che va dallo psicologo, si vergogna ad andarci, proprio perché se vieni considerato pazzo, malato di mente, una persona non normale, appunto andarci o a soffrire di malattie mentali, che voglia hai di esporti a questo tipo di atteggiamento? E questo problema purtroppo non capita soltanto con gente ignorante che non conosciamo, ti può capitare in famiglia, ti può capitare con gli amici, ti può capitare con i partner, ti può capitare con i colleghi ed è brutto quando tu stai male e ti trovi non solo non capito, ma anche trattato male. Ora, io con questo video non è che voglio dare delle soluzioni, volevo soltanto appunto condividere queste riflessioni sulle malattie mentali, su quanto io ritengo che siano veramente poco comprese e che anzi ricevono questo atteggiamento da malattia di serie B, bullismo, patologia della gente annoiata, eccetera, eccetera, quando veramente chi sta male non lo fa perché si diverte, perché tutti quanti noi penso che vorremmo essere contenti e se non lo siamo perché stiamo male, non siamo contenti di essere tristi, diciamola così. Quindi, allora, questa parentesi squallida della televisione, non che il resto di quel programma sia chissà che, però devo dire che in questo caso ha toccato veramente il fondo, si è messo a scavare, proprio ha toccato il centro della terra, poi è scavato ancora, è uscito in Cina. Ci ha mostrato innanzitutto uno spaccato della società che ci fa capire che siamo molto indietro, però ho notato, perché nel tempo libero do un'occhiata tipo a Twitter, ai commenti, che però c'è anche una controcorrente di persone che capiscono il malessere, che lo rispettano, che lo accolgono, perché nessuno pretende che gli altri ti trovino una soluzione, ma a volte si vuole soltanto essere accolti. Questa cosa l'ho imparata anch'io, perché a volte io ero una che vedeva l'altra persona che stava male, non capiva e voleva magari trovare una soluzione, e il mio modo di cercare una soluzione non era dei migliori. Poi adesso sto capendo, anche soffrendo delle mie problematiche, che a volte se non vuoi una soluzione, vuoi essere ascoltato, un pochino di empatia, un abbraccio, ma come io l'ho capito negli anni, sia perché sono stata male, ma sia perché ho visto che altre persone, magari col mio atteggiamento, non si trovavano a loro agio, lo possono fare tutti. E appunto ho notato che diciamo, questa brutta parentesi sta anche muovendo un sacco di persone che si stanno esponendo parlando di questo argomento e stanno mostrando della solidarietà. E credo che in un mondo come il nostro, che ha tanto potenziale, ma anche tanto sterco, vedere solidarietà e vedere gente che si vuole aiutare e che vuole combattere per una giusta causa bello, devo dire che è bello. Quindi, secondo me, ripeto, dovremmo cercare di essere un pochino più rispettosi delle problematiche altrui, anche se non le capiamo, anche se le temiamo, perché non è che devi capire per rispettare, puoi semplicemente limitarti a rispettare e non peggiorare la situazione. Quindi posso dire a tutti voi che siete arrivati a questo punto, innanzitutto forza e coraggio, se avete bisogno potete scrivermi, io sono molto lenta a rispondere, però ci provo, cerco di esserci per le persone, non sono perfetta ma ci provo, e forza e coraggio, io spero che comunque un minimo con il mio canale ogni tanto possa aiutare, non dico aiutare, però portare un po' di sorriso, un po' di così, un minimo di consolazione, che vi sentiate meno soli, perché a volte è quello il problema, a volte ci si sente veramente, veramente tanto soli e invece se possiamo, uniti ce la possiamo fare. Quindi niente, peace and love e forza e coraggio.